Buongiorno a tutti, sono Iana924, questo è il mio canale e oggi abbiamo video per la Royal Session. Allora, questo è un caso assurdo, anacronistico, letteralmente fuori dal tempo, è inutile e sono stupita che negli anni 50 e 60 non ci abbiano fatto un film perché davvero è materia da film, diciamo vecchio stile. Ma si potrebbe fare anche oggi un film o una miniserie su questo, ci sarebbe tanto da dire perché è una vicenda, mi ha detto, assurda. A raccontarla e anche a parlarne oggi. Sembra che io stia scrivendo un romanzo, ma come amo sempre dire, la vita di tutti gli Stewart un po' romanzesca è. Ed è un peccato che solo ora Hollywood se ne stia accorgendo, ma diciamo sono molto più complicati e con molte più problematiche rispetto ai Tudor che di fatto sono molto più facili, molto più inscatolabili. E scatolare uno Stewart in un compartimento stagno hollywoodiano è difficile. Allora, oggi parleremo del divertente, inutile, anzi dannoso viaggio di Carlo I, allora principe di Galles, a Madrid. Potremmo intitolare questo video Baby Charles, Go to Spain. Per questo video mi servirò principalmente di questi testi. Allora, Massi, gli Stuart, ovviamente. The White King di Leandra de Lisle, questo mi è caro. Poi, The Caradhral King, Alan Stuart. Diciamo che di tutte le biografie di Giacomo che posseggo, questa è quella che diciamo si può prestare meglio alla bisogna. E questo è nuovo, The King Assassins di Benjamin Woolsey. Su Buckingham. Allora, cominciamo. Per questo video è, diciamo, opportuno che tracci un breve ritratto biografico delle tre persone coinvolte, o meglio, due comparte attiva e una comparte da consulente, mettiamola così. Di Giacomo I, io ho già parlato in lungo e largo, è probabilmente il mio re inglese preferito, quindi c'è poco da dire, solo che in quegli anni cominciava ad essere anziano, era con una mente sempre molto brillante, molto caustico, ironico, e diciamo aveva come favorito George Villiers, che fece duca di Buckingham dopo averlo fatto marchese. Di George Villiers, duca di Buckingham, si è detto tutto, il contrario di tutto, è diventato un eroe romantico grazie ad Alexandre Dumas, ma diciamo è molto, una personalità molto più facile da analizzare di base. Come molti altri dei favoriti di Giacomo I, veniva dalla piccola nobiltà, era bello, abbastanza intelligente, soprattutto aveva charme. Per quanto può essere strano, fu quella la sua qualità maggiore. Se noi confrontiamo il ritratto di Giorgio con quello del suo rivale Robert Carr, o Kerr, rendiamo conto di una cosa. Dove Robby è sensuale, il ritratto è sensuale, ha quel fascino sensuale che comunque ti attira. Giorgio ha un fascino e una bellezza molto più comune, che sei portato a guardare il dipinto e poi guardi da un'altra parte, eppure in quel dipinto, che è di Rubens, c'è un magnetismo e un fascino che non si sanno spiegare, perché così era Giorgio. Lui era bello e affascinante, c'è un fascino capace di conquistare chiunque. Questo è fondamentale per spiegare questa, chiamiamola, escapade. Diciamo che era diventato il favorito di Giacomo a 18 anni, quando Giacomo già si avvicinava ai 60, e sapeva sfruttare questo suo fascino, assolutamente. Lui, secondogenito di un lord ridotto in miseria e con una madre gravemente indebitata, era diventato nel giro di 3 anni, 3 anni, probabilmente l'uomo più ricco d'Inghilterra, sicuramente uno dei più corrotti. E aveva imparato una cosa importante, perché appunto era intelligente, aveva patroni intelligenti. Francis Bacon, infatti, il filosofo, che era noto all'epoca per essere, diciamo, un cancelliere dalle mani molto bucate, ossia che il denaro passava dalle tasche del regno a quelle sue personali, e per la sua passione per gli stallieri. Comunque, fece notare una cosa, ossia, è opportuno che voi stiate accanto all'astro morente, ma
è più sicuro che voi stiate accanto all'astro nascente. Come a dire, è bene che tu sia il favorito del re, ma non dimenticare che il re prima o poi morirà e tu devi assicurarti il tuo posto anche con il nuovo re. Infatti, Giorgio dal 1618 in poi sarà una presenza costante attorno all'allora principe di Galles, il futuro Carlo I. E diciamo lo conquistò, mettiamola così. Tuttora si discute su che tipo di rapporti due avessero, se semplice amicizia, un po' di, diciamo, amicizia fraterna, bromance, come hanno detto negli ultimi anni, una relazione vera e propria, una relazione solo sentimentale, un autentico plagio e manipolazione, non si è mai capito. Diciamo che Carlo, di cui non vi ho parlato abbastanza, è uno steward molto molto particolare. Come molti dei suoi antenati, non è morto nel suo letto, è morto decapitato come sua nonna Mary Stuart. E lui è stato però il primo re giustiziato per volere di un parlamento che si è autonominato Corte di Giustizia perché dicevano di esserlo. Comunque, teniamo da un lato le discussioni sulla legittimità o meno del Parlamento quando hanno morto Carlo I perché non ci riguardano. Comunque, Carlo era nato nel 1600, proprio col secolo. E aveva avuto diversi problemi, problemi di logopedia, infatti balbettava, era più basso rispetto al padre, era 1,55 m, quindi basso anche per gli standard di allora. Aveva avuto problemi a camminare, quindi le gambe non lo reggevano bene, fine 4 anni era stato necessario portarlo in braccio, insomma, aveva problemi fisici che avevano influito molto sulla sua autostima. Carlo infatti era stato un bambino e poi un adolescente, infine sarà un uomo molto timido, ma la cui timidezza sconfinava nell'arroganza. Evitava di guardare i suoi cortigiani negli occhi e quando era costretto a parlare con loro, dopo un po' cominciava a balbettare, si infuriava perché balbettava e balbettava ancora di più, insomma alla fine lui evitava di parlare con i suoi cortigiani proprio per questo. Era quindi una persona istruita, ma non molto intelligente. Questo non lo fu mai, ne era consapevole lui stesso. Era ombroso, chiuso in se stesso. E con il padre, una personalità così briosa, portata allo scherzo e non aveva alcuno scrupolo sulla propria dignità reale, però aveva una cosa in comune con il padre, una sola. Entrambi furono sempre incapaci di capire le persone che li circondavano. Giacomo I li sapeva sfruttare. Non capiva esattamente chi stesse accanto, però lo sapeva sfruttare per i suoi fini. Carlo nemmeno quello sapeva fare. Era quindi un principe timido, ombroso, che fino alla morte del fratello maggiore, Enrico, principe di Galles, era stato tenuto proprio ai margini della corte perché non faceva buona figura. Il fratello invece era più esuberante, più divertente, più affascinante, più bello e quindi piaceva di più. Tra l'altro, il fratello si era comportato spesso con lui come, diciamo, un bullo, l'aveva bulleggiato, l'aveva umiliato, l'aveva picchiato anche in pubblico, talvolta portandolo anche fino alle lacrime. In un'occasione prese il cappello dell'arcivescovo di Canterbury, George Abbott, e lo mise a forza sulla testa di Charles, che all'epoca aveva 8 anni, dichiarando che una volta divenuto re, lo avrebbe fatto arcivescovo di Canterbury perché quella era l'unica cosa che lui era degno di fare. Diciamo che Giacomo aveva avuto un rapporto di fiero antagonismo con il maggiore e aveva avuto un rapporto di fiera indifferenza con il minore. Buon padre, diciamo, perché comunque era portato più a empatizzare con Charles, che chiamava Baby Charles, ma non li capiva i figli, non li voleva nemmeno capire. Quindi, quando Charles, arrivato a 18 anni, vide il fidanzato del padre che aveva successo, era tutto quello che lui non era e soprattutto rubava l'attenzione del padre che secondo lui spettava a lui di diritto, beh, fu un nemico di Buckingham finché così non decise di conquistarlo. E allora cambiò tutto, divennero amici per la pelle. Carlo trovò in Buckingham un modello,
un mentore e un amico. Buckingham può essere stato, e non lo dico a caso, forse l'unico vero amico di Carlo I, il quale nella sua vita era capace di affetti e di odi assoluti, un unico amico, un unico alleato, un unico amore, ossia Buckingham, Stafford e Rita. Non era persona data da sfumature, inoltre, diciamo, non concepiva l'idea che dovesse davvero tenere la parola data, in quanto lei si considerava al di sopra di queste meschinerie. Se lui diceva qualcosa, valeva per sé, poi dopo poteva fare tutto quello che voleva, quindi, diciamo, un re molto particolare che si sarebbe scavato la fossa con le sue mani quando il padre era stato molto più accorto e più scaltro di lui. Quindi ci troviamo in questo rapporto in cui il re, il principe di Galles e il duca di Buckingham fanno, diciamo, sono un terzetto piuttosto strano. È un miracolo che, diciamo, Carlo vada molto d'accordo con il compagno di suo padre, perché ricordiamo che la regina Anne è morta nel 1619, quindi di fatto sono una famiglia allargata. Padre, figlio e Santo Giorgio, come si direbbe in inglese, Father, Son and the Holy Giorgio. Sì, scusate, è un po' strascione come cosa. Ma comunque e tre vanno ed amore d'accordo, sebbene il re sia un po' geloso, non tanto del rapporto fra Giorgio e Charles, quanto della loro gioventù. Lui comunque ha una certa età, certe cose non le può più fare, quindi un po' l'invidia, questo sì. Comunque, da anni si sta parlando del matrimonio del principe di Galles. Diciamo che i progetti che erano stati fatti per Enrico sono stati ripresi male. Si era parlato per Enrico di un'infanta di Spagna, o meglio dell'infanta di Spagna, Anna. Anna però ha sposato il re di Francia, quindi non è opzionabile. Inoltre, la differenza d'età sarebbe stata giusta. C'era poi, diciamo, la principessa francese Elisabetta, che piaceva molto a Giacomo e ad Anna, ma Elisabetta ha sposato il principe dell'Asturia, quindi è fuori. Rimarrebbe una principessa italiana, una Savoia o una Farnese, ma c'è sempre un problema: il cattolicesimo. E l'Inghilterra, dopo il Gunpowder Plot, diciamo, è violentemente anticattolica, antipapista e anche antiasburgica, quindi è difficile da fare, ma non impossibile. Pensiamo che la regina Anna si è convertita al cattolicesimo e è un volo per i cattolici inglesi, anche se ha i suoi dubbi comunque tutto questo. Diciamo che gli eventi di Praga, che riguardano Elizabeth Stuart, l'unica figlia femmina del re, non è che ben dispongano. Ma tuttavia, Giacomo ha un'idea, ossia il matrimonio fra Carlo e la sorella dell'infanta Anna, ossia l'infanta Marianna, nome completo, e tra le varie clausole verrà aggiunta una sezione che riguarda proprio Elizabeth Stuart e suo marito Federico del Palatinato e riguarda il loro palatinato da cui sono stati scacciati dalle truppe, diciamo, ispano-imperiali. Ossia, noi accettiamo che Maria possa continuare a praticare il suo cattolicesimo, voi ci dovete ridare il Palatinato. Non è un buon accordo, ma diciamo che sia il re che l'ambasciatore spagnolo Gondomar ci stanno lavorando su. Ovviamente sono 3 anni che queste trattative vanno avanti, perché è diplomazia, ci vuole tempo. Anche perché gli spagnoli non sono molto convinti di mandare una loro infanta in mezzo agli eretici. Ed è qui che Giorgio ha un'idea. Pessima, come tutte le idee che avrà durante la sua, diciamo, ascesa politica dal 1616 al 1628, tutte le sue politiche sono pessime. E anche questa lo è. Ossia, perché non vanno lui e il principe di Galles in Spagna a conquistare l'infanto? Ossia, le faranno vedere che tipo di uomo è Charles. Lei si innamorerà di lui, farà pressioni sul fratello Filippo IV e riusciranno a concludere il matrimonio in nome dell'amore. Certo, sulla carta sembra un bellissimo progetto cavalleresco, insomma, medievale, con un cavaliere servente, il principe che va a prendere la sua principessa. Nella realtà sarà un fiasco come pochi. I due partono e si imbarcano a Dover con il nome fittizio di John e Tom Smith, fratelli. Chiunque li vede, si rende conto che non sono fratelli, ma non fa domande.
Giacomo, che è stato informato all'ultimo momento, decide, come la cosa è fatta, lui stesso ha sempre sospettato che, diciamo, il progetto spagnolo non abbia un fondamento valido. Ha tirato le cose perché comunque ci teneva a sua figlia, voleva che riavesse i possedimenti del marito, ma, diciamo, ha continuato a guardarsi intorno perché quello è un progetto a fondo perduto, ce ne sono altri più importanti, come uno con la Francia che è iniziato con il suo ambasciatore che potrebbe portargli compimento, potrebbe avverarsi, o se no con qualche principessa tedesca. Comunque, quello spagnolo, diciamo, uno specchietto per le allodole. I due sbarcano a Calais e così se ne vanno prima a Parigi per conferire con l'ambasciatore inglese in Francia, o meglio, si spacciano per due viaggiatori e questa è la Francia, non sappiamo dove andare. Non sappiamo a chi chiedere di poter ospitarsi, insomma, per l'ambasciata, così. Non dico solo che all'ambasciatore inglese in Francia appena si vede il principe di Galles e il duca di Buckingham davanti a lui, per poco non sviene. Comunque, anche lui finge di credere a questa cosa, dà a John Smith una collana ricevuta da una persona importante che gli consiglia di usarla come pegno d'amore. E poi decide che devono essere presentati a corte. Molti viaggiatori inglesi li hanno già visti, hanno scritto che il principe di Galles e il duca di Buckingham sono a Parigi e prima ancora in Francia. Loro continuano a negarlo, però ormai lo sanno tutti, il segreto è saltato. E quindi lui accettano. Al ricevimento del Louvre, a cui si presentano, diciamo, come cittadini comuni, sono presenti tutta la corte francese che li vuole osservare. E tra costoro ci sono due donne in particolare, o meglio, due ragazze molto giovani. Una ha 21 anni ed è la regina Anna d'Austria, l'altra è la sua cognata, Enrichetta Maria di Borbone. Enrichetta è giovanissima, è nata un anno prima della morte del padre Enrico IV, quindi del 1609. E comunque fa una buona impressione sul giovanissimo principe di Galles, che però pensa sempre alla sua infanta. Chi governa tutto il carrozzone francese non è il re Luigi XIII, ma è la regina madre Maria dei Medici, che rimane molto colpita dall'idea, ma rimane colpita e basta, non dà supporto, non dà niente, dice se voi volete farlo, fatelo, a me non riguarda, io vi faccio passare alla frontiera, finisce qui. I due comunque arrivano in Gascogna. Passano attraverso il solito passaggio, quello per Saint-Jean de Luz e Fuenterrabia, ed entrano in Spagna in maniera, diciamo, un po', diciamo, come alla Don Chisciotte. Se ne entrano entrambi su due cavalli, sempre come John e Tom Smith, non ci crede più nessuno. L'ambasciatore inglese a Madrid, che ha saputo che davvero stanno arrivando, probabilmente si mette davanti ai capelli e non sa che fare, Gondomar. A Londra anche lui si dispera perché è un disastro. E nel frattempo è arrivata una lettera del re che si limita a dire: Dio proteggi i miei amati bambini e porti loro molta fortuna. Il re stesso le scarica. Sono insomma un po' come quando mandi un messaggio a tuo padre: sto facendo questo, questo e questo. E quest'altro lui, buona fortuna, a volte anche il pollice su WhatsApp. Più o meno siamo sullo stesso livello. Comunque, i due arrivano. E scoprono, diciamo, il mondo spagnolo, il mondo castigliano, alias asburgico, della corte che si trova a El Escorial, come sempre. Filippo IV è vero che ha 17 anni, ma non è stupido, meglio, non quanto la storiografia francese ha cercato di farci credere. Non che sia un genio, ma comunque nemmeno stupido è. Anche perché ha saputo scegliere bene il suo valido, ossia il suo primo ministro. Il duca conte di Olivares, quello di Manzoni, il quale infatti ha capito subito che con quei due ragazzi praticamente non c'è partita, i due hanno perso già in partenza. E la stessa regina Elisabetta, figlia di Maria dei Medici, guarda, tende anche lei qualcosa, ma sono tutti consapevoli che non durerà. Infatti, immediatamente Olivares, parlando con Buckingham, pone le condizioni e punta alto perché sa che può puntare quanto gli pare, non avverrà mai matrimonio, semplicemente vuole far vedere che lui ha salvato le forme. Ossia,
permesso all'infante di mantenere la sua religione cattolica, permesso per i cattolici inglesi di continuare con le loro tradizioni cattoliche, la messa della futura regina dovrà essere pubblica e in latino, tutti i figli della coppia reale dovranno essere cresciuti nella fede cattolica, compreso il futuro erede al trono, e qualsiasi decisione dovrà passare prima per il nunzio papale, insomma. È un tentativo malaccorto, volutamente malaccorto, di riportare il cattolicesimo in Inghilterra. Carlo e Buckingham ribattono subito che alcuni possono accettarlo sia che l'infante voglia mantenere la sua religione, è fattibile, ma i figli devono crescere come anglicani, quantomeno il principe di Galles, poi altri non importa, ma il principe di Galles deve essere anglicano. Olivares ribatte di no. Può, diciamo, passare sotto alcune cose, ma deve essere tutto finalizzato a che l'infanta rimanga cattolica e alla tolleranza per i cattolici inglesi. Ovviamente i due si perdono in discussione e altro, e Olivares è furbo, dice che tutte queste condizioni lui può farle, Giorgio può fare le sue, lui vedrà se accettarlo o meno, lo stesso farà il re, ma deve essere l'infanta ad avere l'ultima parola, perché questa è una decisione importante, le si chiede. O di andare a vivere in mezzo agli eretici o di abiurare, quindi deve essere lei a decidere. Nessun problema. Elisabetta, la regina, o come la chiamano in Spagna, la reina Isabella, perché Elisabetta come nome in Spagna non esiste, porta Carlo a vedere l'infanta. Lui prova anche a parlarne, ma lei non capisce inglese, lo spagnolo di Carlo è tremendo e quindi non finisce qui, però lei lo trova un giovane di gusto. Lui se ne innamora, ma è più che altro una fissazione, non è, diciamo, vero amore. Ma comunque le piace molto, sì, la trova molto bella, dice che sarà molto facile amarla, renderla regina, sarà un'ottima regina d'Inghilterra. Però più i negoziati non vanno avanti, e meno occasione di poterla vedere. Riesce ogni tanto a rubarne qualche sguardo mentre va a messa e si sente frustrato. Nel mentre i soldi che l'ambasciatore inglese ha messo a loro disposizione stanno svanendo, e per i due, diciamo, fare vita di corte è difficile, anche perché Buckingham ha certi standard alti e cioè Carlo è comunque un principe di Galles, non può vestirsi come gli pare, non più ormai. E la situazione si complica ulteriormente con un piccolo passo falso di George, l'ennesimo, ossia per dimostrare a Olivares che lui può tutto e tutto e ha il potere e ha, diciamo, il re, il principe di Galles, in suo potere, inizia una relazione con la moglie di Olivares medesimo. Ovviamente Olivares non la prende bene. E fa di tutto per sabotare un progetto che di già è partito male. A un certo punto, infatti, i negoziati si interrompono perché, diciamo, uno non si vuole far prendere in giro, quell'altro non ha argomenti validi su cui rilanciare, in quanto l'ambasciatore inglese non vuole saperne più niente. Gondomar ha detto: no, noi non abbiamo mai fatto le trattative. Questo sì, può essere che ne abbiamo parlato, ma io e il re siamo comunque amici da anni. E non è detto che solo perché siamo amici questo matrimonio si deve fare. Il re dice: se lo volete fare, fatelo. Però io non ho mai detto nulla a favore, non ho mai detto nulla contro. Sono tutte iniziative loro. Insomma, sono stati scaricati da tutti. C'era il corpo di diplomatico che dal re. E quindi Carlo decide un'ultima mossa, quella più cavalleresca, quella che secondo lui avrà il sicuro successo, ossia prende una scala e rompe negli appartamenti di Marianna, così, de botto, come direbbero in Boris. E ovviamente non succede nulla di quanto si aspettava. Lui si aspettava che questa ragazzina, nel vedersi un ventenne che l'entra dalla finestra e che le proclami il suo amore, fosse così felice, fosse emozionata e che comunque il sentimento superasse la barriera linguistica, ma non accade. Anzi, nel vederlo, Marianna dà un urlo di terrore e corre via. La sua camera maggiore interviene e ordina al principe di Galles che se ne deve andare, che quello è scandaloso, che lui non può stare così in compagnia dell'infanta, lei non ne parlerà, non lo denuncerà, ma lui se ne deve andare. Insomma, è un'umiliazione totale. Ed è la pietra tombale su un progetto che, diciamo, era già morto di suo.
Quindi i due sono costretti a tornare in Inghilterra, partendo questa volta da Santander. Diciamo che Giacomo la perderà con filosofia, d'altronde lui ha sempre saputo e non avrebbe funzionato, ma per fortuna, mentre diciamo, il progetto spagnolo andava lentamente a scatafascio, si è preoccupato del progetto francese, e quello funziona bene perché riesce a intendersi meglio con l'ambasciatore, con Maria dei Medici, che comunque l'idea di avere una figlia regina non è che sia così contraria. Quindi, veniamo alle conclusioni. Allora, Marianna d'Asburgo sposerà il cugino imperatore, quindi proprio finirà lì e stop. Mentre mi sembra che questa vicenda sia stata in parte narrata in una delle puntate della serie su alla triste, dove Marianna è interpretata da Diana Gomez, non ne sono sicura, dovrei controllare meglio Internet Movie Database. Mentre Giacomo morirà nel 1625, Carlo sposerà Enrichetta Maria, con la quale nei primi tempi, diciamo, avrà un po' di maretta e i due non si sopporteranno, perché lui sarà più legato a Buckingham che a lei, diciamo anche questo. Buckingham verrà ucciso nel 1628 da John Felton, proprio mentre stava organizzando una spedizione navale per aiutare la Rochelle. Diciamo che il suo omicidio avrebbe avuto motivazioni politiche, religiose, sociali, di semplice vendetta, economiche, perché John Felton no, ne ha ricevuto la sua paga come soldato e quindi voleva essere pagato. Non aveva avuto fortuna con le petizioni, quindi decise di uccidere il duca di Buckingham. Quella morte, a parte portare 3 giorni di lutto per Carlo e la felicità per mezza Inghilterra, aveva portato anche un avvicinamento della coppia reale, questo sì. Poi ce n'è altro da aggiungere, perché davvero, come detto, è una vicenda assurda, insomma, un principe che va a prendere la sua innamorata, può apparire anche romantico, molto cavalleresco, veramente stupido. E infatti si è visto come è finita, sia il corpo diplomatico è scaricato, i re li ha scaricati, tutti li hanno scaricati, e l'unico risultato è stato che i due erano ancora più vicini che mai, tant'è che Buckingham riuscì a sopravvivere benissimo alla morte del re, anzi negli ultimi mesi sarebbe stato un acceso partigiano del principe di Galles contro il re, che pure era il suo amante, qui aveva tutto, ma come avrebbe detto Francis Bacon, bisogna pensare al futuro, e lui ci ha pensato. Direi che questo è tutto, non c'è altro da aggiungere. Questa vicenda, come ho già detto, è interessante, molto picaresca, molto sì, molto picaresca, molto spagnola. Personalmente sembra quasi un romanzo a parte di una vita che già di sua romanzata sia quella di Giacomo I che di Carlo. E ritengo bisogna parlarne un po' meglio, perché sul Carlo I c'è tanto da dire. Ammetto che ho evitato perché, diciamo, è difficile riuscire a parlare di lui in maniera imparziale, ma tuttavia un video che lo riguarda l'ho in mente. Direi che questo è tutto e alla prossima. Bye!